Bentornati all'appuntamento con il Tornasole. Oggi vogliamo iniziare con un libro che vorremmo dire ha fatto successo anche grazie al personaggio che in qualche modo l'ha sponsorizzato. Sì, perché parliamo di Papa Francesco che questo libro lo ha distribuito ai vescovi durante la Giornata Mondiale della Gioventù. Ed è un libro che parla di immigrazione, attraverso però un'esperienza diretta che è diventata, prima non doveva esserlo, è diventata esattamente un racconto che è stato già tradotto in 10 lingue. E vediamo come Luigi Ferraiolo ci racconta tutto l'accaduto. Vale. Non ho avuto il tempo di imparare a scrivere. Se mi dici delle parole, so che iniziano per la A o per la M, ma nulla di più. Se mi porti un attrezzo, una chiave inglese, ad esempio, so dirti che è del 13 o del 14, anche a occhi chiusi. Sono dovuto venire in Europa per trovare mio fratello piccolo, partito con intenzione di raggiungere l'Europa e mai arrivatoci. Ma ora, dopo il viaggio e l'Europa, e dopo aver incontrato il Papa, voglio tornare a casa. Vosotros. Ibrahim Balde è diventato grande in questi anni di Odissea. È il personaggio raccontato dallo scrittore basco Ahmet Zarzalo Santia nel libro Il Fratellino, edito da Feltrinelli, che sta facendo il giro del mondo dopo che Papa Francesco lo ha donato ai vescovi durante l'incontro della gioventù a Lisbona, per far conoscere ai pastori di tutto il mondo che cos'è il dramma dell'immigrazione forzata. Bueno, el libro nació un poco por accidente porque. Il libro è nato come un incidente, era la bozza di un dossier per aiutare Ibrahim, arrivato da noi senza arte né parte, senza sapere dove andare. Iniziamo a scrivere per aiutarlo ed è diventato un libro tradotto in 10 lingue. L'ingrediente imprescindibile è stato l'amicizia, ha fatto la differenza, è stato pubblicato e non ce lo aspettavamo. Grazie all'amicizia io scrivevo bene ciò che Ibrahim raccontava. Pubblico. E poi Ahmet e Ibrahima sono arrivati a Roma per un viaggio flash, per incontrare Papa Francesco che li voleva da tempo conoscere personalmente. Cercana y él ya empezó a contarme más cosas. È stato un incontro straordinario, emozionante, ancora non mi capacito. Abbiamo parlato in spagnolo di immigrazioni, della vita di Ibrahim e della sua famiglia, della quotidianità, di come l'Europa si sta chiudendo a riccio. Abbiamo parlato un po' di tutto, anche del País Vasco. Adesso Ibrahim tornerà a casa dopo 10 anni. È la che io decido a essere. L'incontro con il Papa è stato complesso, anche perché mai in vita mia mi sono avvicinato a un sacerdote. Figurati pensare di conoscere il Papa. La mia vita è stata sempre complicata, ma soprattutto ero un po' nervoso. È stato un piacere conoscerlo. Sono stato molto contento. Mi ha trattato come una persona normale e ascoltava con attenzione quello che raccontavo. Rimaniamo sempre in ambito di libri e parliamo invece non di un singolo testo, ma di due collane. La prima, una collana dell'editore Arcadia che fa riferimento agli scrittori dell'America Latina e scoprendo anche dei tesori veri e propri, al di là dei nomi più noti, no? Vorremmo dire dei soliti García Márquez o Bolaño. E subito dopo invece una collana più devota alla saggistica, in cui i grandi scrittori si sono cimentati con dei luoghi del cuore in tutta Europa, in tutto il mondo, così come sono stati però raccontati da altrettanti scrittori. La collana, che è edita da Giulio Perrone, si chiama Passaggi di Dogana. Xaimaca, questo è il nome della collana curata da Luigi Marfè, Alessandro Gianetti e Marino Magliani, il grande scrittore ligure che così ci ha raccontato il progetto. Una collana che traduce letteratura ispano-americana, sia spagnoli che sudamericani e soprattutto argentini. Lavoriamo con il Prosur, che è un progetto che ci sostiene. E, insomma, cerchiamo di avere il nostro piccolo punto di vista isolano della Sardegna su quel continente e su quelle meraviglie che provengono dal mondo ispano-americano. Abbiamo pubblicato, tanto per dire, Pablo Dors, uno dei più grandi narratori spagnoli. Abbiamo pubblicato Becerra e anche Juan Montalvo, che è quello che ha raccontato i capitoli dimenticati da Cervantes. E poi l'ultimo libro tradotto da Lorenzo Mari, che è quello di Aguirre, di Sender, dell'autore Sender. Quindi siamo molto soddisfatti da questo. Cerchiamo in base a libri che hanno avuto un certo successo, ma troviamo anche esordienti e continuerà così, spero. Visitare, conoscere, sperimentare e soprattutto vivere i luoghi del mondo con l'aiuto della penna di grandi artisti, che siano narratori, saggisti, attori, musicisti. E
È l'idea con cui è nata Passaggi di Dogana, la collana della Giulio Perrone Editore, che in occasione della Fiera Più Libri Più Liberi di Roma ha festeggiato la 50ª uscita. È una collana che è nata un po' di anni fa da un'idea di Maria Carmela Leto e con un libro che era a Lisbona con Antonio Tabucchi, che è stato l'antesignano di tutta la collana, e poi ha continuato a svilupparsi portandoci in tanti posti differenti, luoghi italiani, luoghi stranieri, attraverso la letteratura quasi sempre, ma ogni tanto anche attraverso la musica e il cinema. Quando era nata vi aspettavate di fare 50? Ma c'era questa speranza, c'era soprattutto la fede che c'è sempre in ambito editoriale quando inizi con un progetto nuovo. Non sapevamo bene dove saremmo arrivati, ma è davvero stata una collana che ha segnato tanto la casa editrice al punto che oggi è quella in cui facciamo ogni anno più titoli. Se ti chiedo 3-4 titoli, quelli che hanno dato maggiore soddisfazione? La Lisbona di Antonio Tabucchi già l'ho ricordata, l'anno scorso c'è stato un libro che è andato benissimo sulla Manchester degli Smiths, quindi per dirti come anche la musica entra, di Giuseppina Borghese, poi abbiamo avuto la fortuna di pubblicare davvero tanti autori, penso al libro su Berlino di Ilaria Gaspari, penso al libro recentemente uscito di Daniele Petruccioli sull'Amazzonia, ma siamo andati, come sai, in Germania, siamo andati in tanti posti molto belli grazie a scrittori straordinari e continueremo a farlo. Altri progetti? Ma l'idea legata alla collana molto bella è che l'anno prossimo diventerà anche una sorta di festival itinerante, quindi faremo dei micro festival in cui la collana sarà protagonista con incontri sempre legati chiaramente ai luoghi, ai viaggi e alla letteratura. E completiamo in musica con due avvenimenti, due allestimenti, due messe in scena che in qualche modo hanno avviato questo mese di dicembre. Il primo, il più famoso, è il Don Carlo, che alla Scala ha fatto molto molto parlare di sé anche per motivi extra musicali. Pier Achille Dolfini ripercorre un po' tutto il percorso, ma ovviamente ci racconta anche quelli che sono gli aspetti intrinseci di questa rappresentazione. E subito dopo invece andiamo in provincia, perché anche in provincia ci sono grandissimi autori e grandissime messe in scena, come quella del Reate Festival, che addirittura ha riscoperto un'opera lirica, pensate un po', scritta nei campi di concentramento, che viene rappresentata per la prima volta soltanto negli anni 70. Vediamo allora di cosa si tratta. Un Don Carlo politico, quello che il 7 dicembre, sera di Sant'Ambrogio, ha inaugurato la nuova stagione del Teatro alla Scala, perché in controluce alla figura di Filippo II, ancora una volta, si sono visti tutti i tiranni che hanno attraversato la storia. Politico perché il grido di libertà dei fiamminghi è un grido ancora oggi inascoltato in Medio Oriente, in Ucraina, in tanti angoli del mondo dove si combatte e si muore. Politica la lettura cupa e solenne di Riccardo Scheid al podio, politica la messa in scena di Luis Pasquale, contestato sonoramente alla fine. Unanime invece, nel corso dei 13 minuti di applausi, l'apprezzamento per il cast: Francesco Meli, Anna Netrebko, Elina Garancia, Luca Salsi, Michele Pertusi. Don Carlo politico anche, forse soprattutto, per le polemiche che hanno preceduto e seguito la prima, dopo la notizia dell'identificazione da parte degli agenti della Digos di Marco Vizzardelli, il loggionista che, dopo l'inno di Mameli, ha buttato lì un viva l'Italia antifascista per salutare la senatrice a vita Liliana Segre in palco reale accanto al presidente del Senato La Russa. Don Carlo crepuscolare notturno, intimo e introspettivo, quello che ha inaugurato la Scala, il giorno dopo l'annuncio dell'UNESCO che il canto lirico diventa patrimonio immateriale dell'umanità. Cupo il Don Carlo di Sciai, magma di suoni che sembra aprire un buco nero, spalancare le porte degli inferi per un viaggio dantesco negli abissi dell'uomo. Cupo, il Don Carlo di Pasquale, raccontato con una scena fissa come una serie TV in costume, la storia sullo sfondo, in primo piano gli uomini, illuminati da squarci di luce che li ritagliano nella loro solitudine. A Roma e a Rieti è andata invece in scena l'opera L'Imperatore di Atlantide, grazie alla Fondazione Vespasiano nell'ambito del Reate Festival. Qui vediamo alcune immagini dell'allestimento e dello spettacolo che ha visto sul podio il giovane direttore Sieva Borzac, a guida della Roma 3 Orchestra, con un cast di giovanissimi cantanti del progetto Fabbrica del Teatro dell'Opera di Roma.
L'opera, composta da Victor Ullmann durante la sua prigionia nel campo di Terezin, è una spietata satira del potere, tanto più efficace e toccante pensando alla sorte cui andò incontro il compositore, morto in seguito ad Auschwitz, che, come presagendo il suo triste destino, lasciò il manoscritto al bibliotecario del campo. L'opera, che era stata censurata dai nazisti per gli ovvi riferimenti alle figure apicali del Reich, venne rappresentata per la prima volta ad Amsterdam nel 1975.